Partiamo da questa vicenda dell'euro, che mi sembra essere il punto della discussione di questa mattina. Come detto prima, Goulart, sicuramente l'euro era innanzitutto un progetto politico che doveva avere sostanzialmente il senso della continuazione, dell'accelerazione di quel progetto politico che era cominciato molti anni prima con una unione doganale, perché quando si era partiti con questa idea che essenzialmente aprendo i mercati poi questi avrebbero indotto le condizioni per l'unità politica. Non dimentichiamo questo passaggio, perché credo che questo sia il punto di fondo anche oggi. Cioè, in fondo negli anni 50 si era tentata la strada immediatamente dell'unità politica, tanto più che nel 54 il punto fondamentale fu proprio la CED, cioè l'idea di mettere insieme le attività di difesa, cosa che fallì nel 54, nel terribile 54 francese, quando tra la sconfitta di Dien Bien Phu e l'avvio della battaglia d'Algeri fu proprio la Francia che non riuscì a mantenere il passo. Tant'è vero che il governo Mendès-France, che fu il governo che aveva avviato il tentativo di accelerare, cadde nell'autunno e tornò un governo che sostanzialmente ribadiva la centralità e la essenzialità dei governi nazionali. Si decise allora un detour importante, cioè quello dell'unione economica, dell'unità economica, che avrebbe indotto l'unità politica. Quindi progressivamente si attivò una macchina che per funzionare doveva essere una macchina a tempo, cioè l'unione doganale funziona se progressivamente i gradi di integrazione aumentano, e quindi dopo ci fu l'unione economica e l'unione monetaria era la continuazione di questo schema di integrazione progressiva. L'unione monetaria però entra in questa fase essenzialmente come progetto politico se accanto agli effetti di unione monetaria vi dovevano essere gli effetti di unione politica che portavano a riequilibrare gli effetti dell'unione monetaria. L'unione monetaria vuol dire essenzialmente che si mette insieme la moneta, ma si mette insieme la moneta di fatto riducendo i costi di transazione esistenti ancora fra paesi diversi. La riduzione dei costi di transazione fa sì che aumenta la facilità di relazione, si genera un fenomeno strutturale di specializzazione dei singoli e di complementarietà dell'insieme. Questa operazione funziona tuttavia però con un chiaro dato, e il dato è che coloro che in realtà si trovano in condizione più arretrata devono poter accelerare in maniera di più di quelle che si trovano in posizione avvantaggiata, cioè i sud devono correre più in fretta dei nord, e questo richiede un intervento di natura essenzialmente politica, non di natura compensativa come i fondi strutturali, ma di visione generale del sistema economico verso cui andiamo alla fine. In realtà che cosa è successo? È successo che venendo meno alla seconda parte, tu hai avuto gli effetti positivi dell'unione monetaria fra coloro che erano in condizione di averla, e hai avuto gli effetti negativi fra coloro che erano lontano. Tant'è vero che se noi prendiamo la mappa, non per paese, ma per regione, che ci dà una trama più fine, del reddito del 2000 e il reddito del 2014, noi vediamo che nel 2000 avevamo per ogni paese un centro e una periferia. Il centro era generalmente la capitale dove avevi il massimo del reddito e le periferie erano quelle dove avevi redditi significativamente più bassi. Prendendo la stessa mappa, nel 2014 tu hai ancora un centro e una periferia, ma è un centro a livello europeo e delle periferie a livello europeo, cioè la prima parte dell'integrazione monetaria si è realizzata generando un corpo centrale che è dato essenzialmente dal sud della Germania, i quattro Länder meridionali della Germania, le regioni orientali della Francia, Grenoble e Lione, la parte sostanzialmente occidentale dell'Austria, alla fine chi sembra avere guadagnato di più sembra essere la Svizzera, e devo dire una parte consistente del nord Italia, non tutto il nord Italia. La cosa è significativa perché ovviamente intorno a questo corpo centrale, e noi proprio lo vediamo progressivamente allontanandosi, abbiamo delle zone sempre più marginali.
Quindi vi è a fronte del 2000, del 2000, quando abbiamo cominciato con l'Unione Monetaria, che avevamo un centro e una periferia su base nazionale, abbiamo un centro e una periferia su base europea, con un dato rilevantissimo, che le aree del centro ormai sono chiaramente transnazionali, mentre ugualmente le aree periferiche sono transnazionali. Abbiamo avuto però un fenomeno, che contestualmente la macchina politica, onestamente, negli anni di Barroso ha fatto marcia indietro e, come si diceva prima, anziché avere la centralità nel momento comunitario, è tornata fortissima la centralità nel momento intergovernativo e, di fatto, noi abbiamo una geografia economica, la geografia reale, che è diventata transnazionale, ma la geografia politica continua a essere retta con gli occhi dei governi nazionali. E allora abbiamo questo effetto distonico, per cui continua a leggere su base nazionale fenomeni economici che ormai in questo caso sono fortemente ridistribuiti su base transnazionale. Cosicché noi oggi abbiamo all'interno del paese dei pezzi di nord e di sud che fanno parte però di situazioni economiche che puoi leggere solo su base europea. Qua c'è un altro dato che io voglio ricordare. La vecchia teoria della convergenza era una teoria essenzialmente di tipo lineare, cioè i paesi poco alla volta convergevano tutti. In realtà questa cosa non è più così, tutta la letteratura recente ci dimostra che la convergenza è a gruppi, cioè il primo e il secondo convergono, il terzo e il quarto non convergono più, perché il salto di convergenza è talmente forte che in realtà non riesci più a generare processi di convergenza per passi successivi. E questo spiega anche il progressivo allontanamento della Grecia, che noi abbiamo preso come paese intero, ma che in realtà, misurato sul termine delle regioni, mi fa vedere che lì si concentrano le regioni più in ritardo d'Europa. Ma se a questo metti anche il sud Italia, che si è allontanata di più dalla media europea, le parti marginali anche della Spagna, allora noi abbiamo un'idea che diventa rilevantissima, cioè non basta più un'analisi solo di tipo economico, non basta più una lettura soltanto solo unione monetaria, ma l'altro pezzo diventa cruciale. E allora qui torna il discorso che si faceva prima. Il discorso che si faceva prima: bisogna recuperare tutta la dimensione politica dell'euro e dell'unione monetaria, perché la dimensione politica in realtà è quella che poi regge anche lo sviluppo economico successivo. Sulla base di questo noi abbiamo oggi tre dati che mi sembrano significativi. Primo, in tutti i paesi c'è stato un lungo periodo in cui il governo è stato tenuto da governi euroscettici. Il fatto del ritorno della dimensione nazionale, che si è letta ad esempio soprattutto nel fatto della Grecia con questa enfasi al dato macroeconomico, non al dato di generazione di attività produttive in grado di sostenere il cambiamento strutturale, di fatto ha fatto perdere di molto la capacità di analisi delle situazioni territoriali. Sono scomparse le regioni. Poi nel nostro caso specifico queste sono scomparse anche perché alluvionate da un tentativo generale di azzeramento dell'esperienza regionalistica. Però il dato diventa rilevante. Il territorio continua ed è anzi più rilevante di prima. Il territorio non può essere annullato, sono praticamente le letture nazionali. Se noi al dato sul reddito aggiungiamo, ad esempio, l'altro dato che le statistiche europee ci offrono, quello della capacità di innovazione, noi vediamo che lì il tema del territorio torna a essere rilevantissimo. Allora, dei diversi livelli di governo in cui noi disponiamo, che in un qualche modo dovevano connettere i livelli regionali e il livello europeo, vediamo che questi due livelli sono in crisi perché contemporaneamente ha ripreso molto forza il livello nazionale. Allora, lei riferimento che si faceva all'inizio anche alle parole di Renzo, cioè l'indebolimento dei confini nazionali, però deve essere anche l'indebolimento, voglio dire, dei poteri nazionali, ma dell'idea che l'Europa continua a essere un'Europa di nazioni e non un'Europa di territorio. Questo mi sembra il bando della mia casa. Dopodiché
discutiamo della dimensione dei territori, cioè se la configurazione storica con cui noi abbiamo raggiunto il livello attuale delle regioni è ancora significativo oppure no, o non sia necessario andare avanti su dimensioni di maggiore rilievo. La citazione che faceva prima Sylvie ai Federalist Papers è rilevante. Lì, ad esempio, c'è un dato fra la identità territoriale di base e il livello federale. Noi oggi a livello europeo abbiamo paesi che hanno diritto di essere rappresentati come paesi che hanno una dimensione sia economica che demografica che sono molto minori dell'Emilia Romagna. Non dimentichiamolo questo passaggio, cioè benissimo, però l'idea di qual è la grana rispetto alla quale abbiamo le rappresentanze e le partecipazioni diventa, torna a essere rilevante. Allora, e qui chiudo, quando parliamo di euro io credo che sia necessario parlare della dimensione politica dell'euro, che implica cioè la moneta unica come dato essenziale di un progetto federale. Sicuramente lo stadio attuale confederale è quello che sta portando non soltanto all'incapacità di risolvere il problema della Grecia, ma anche al problema del meridione d'Italia, ma anche al problema di gran parte dei paesi dell'est Europa, i quali continuano oggi ad avere un atteggiamento, e qui ha ragione Sylvie, che diventa difficilmente giustificabile nel tempo. Noi abbiamo avuto un incontro 15 giorni fa fra le quattro regioni alleate, cioè noi, Aquitaine, che è diventata adesso, dopo l'aggregazione con Normandia, è diventata tutta l'area occidentale, tutta l'area atlantica, con l'Assia e con Vilkopolska. Beh, insomma, l'idea che in un qualche modo tutti i paesi dell'est oggi si sentano delusi dall'Europa perché non abbiamo dato abbastanza, tutto sommato implica il fatto che forse è il tema dei diritti, dei doveri e delle democrazie che non erano sufficientemente allineati per reggere un disegno così complesso come un disegno federale. Però è anche vero che il nucleo centrale dell'Europa, quello dei fondatori, a questo punto torna a essere cruciale. Forse noi, paradossalmente, di fronte a queste richieste dovremo accelerare. Cioè dovremo accelerare un disegno federale europeo, anche domandando, come dice Sylvie, chi è in grado di stare a questo livello e probabilmente facendo dei cerchi europei diversi, come oggettivamente ci sono, ma trasformando Eurozona non più soltanto in un dato di natura strettamente monetaria ed economica che alla fine rischia di avere la sua autorità l'unica legittimata, nell'unica non legittimata, cioè la Banca Centrale Europea, perché questo è l'altro, e in realtà ricostituire un nucleo più forte per permettere anche agli altri di avere un'adesione all'Europa più ponderata. Io ringrazio moltissimo professor Bianchi perché con la solita capacità affabulatoria, direi, se posso usare questa espressione, ci ha tenuto, secondo me, come sempre, apre degli squarci molto, molto interessanti e anche fa vedere le cose da prospettive che almeno per me non sono le mie solite e quindi è sempre molto stimolante e devo dire che, ripeto ancora, forse l'ho già detto, credo, ma che anche quello che ha detto la signora Goulart, l'intervento fosse molto bello proprio perché individuava tutti i vari punti che poi noi dobbiamo oggi discutere. E direi di far così, se siete d'accordo, ci conserviamo per un secondo, anche rapido giro, la domanda sugli Stati Uniti d'Europa, cosa ognuno di noi ne pensa. Uno pensa che è un fumetto, là una nuvoletta rosa, quell'altro pensa che è una prospettiva concreta, quell'altro pensa che sarebbe meglio inventarsi qualcos'altro, non lo so cosa pensate. E quindi, semmai questo secondo giro lo dedichiamo solo a quello.